Don Bosco continua ad essere una figura di grande rilievo per la Chiesa e per la società civile. La sua è una figura a tutto tondo, che non può essere ridotta a semplici formule. In passato, molte sue presentazioni, non prive di esaltazioni e amplificazioni, hanno corso il rischio di distorcerne il volto, l'intuizione e lo spirito. Oggi, la geografia tiene conto di interpretazioni storiche fondate e di una rinnovata lettura teologica dell'esperienza spirituale dei santi. Don Bosco è una figura poliedrica. È un fondatore, un legislatore, un educatore, un maestro di vite spirituali. Per evitare che quanto ci è stato tramandato possa andare smarrito, è urgente e necessario conoscerlo. Aumentando la distanza cronologica, geografica e culturale da lui, si può correre il rischio di perdere quel clima affettivo, quella vicinanza che ce lo rendevano familiare. Se dovesse venir meno il riferimento al nostro padre comune, al suo spirito, alla sua prassi, ai suoi criteri ispiratori, come famiglia salesiana non avremo più diritto di cittadinanza nella Chiesa e nella società, perché saremo privi delle nostre radici e della nostra identità. Oltre la distanza cronologica, geografica e culturale, ci sono altri due motivi da considerare. Per un movimento spirituale come la famiglia salesiana, è importante tener viva la memoria della propria storia, organizzarla e renderla accessibile, così da favorire il consolidamento della cultura di riferimento e far fronte alle trasformazioni storiche, sociali e culturali. In questo modo, la famiglia salesiana potrà continuare a essere portatrice del carisma delle origini e farsi vigile e creativa custode della propria tradizione. La conoscenza approfondita di Don Bosco trova poi la sua ragione anche nel fatto che molti documenti normativi dei gruppi della famiglia salesiana indicano Don Bosco come guida e modello.